Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Sono molto contento di essere qui e spero di dare un contributo utile alla vostra riflessione che ho ascoltato già con grande attenzione. Qual è il senso del mio intervento? Di aggiungere alle riflessioni che sono state fatte alcuni criteri di metodo. Puntualizzerò alcuni dettagli, ma come si dice efficacemente, il diavolo sta nei dettagli, perché il processo di realizzazione delle infrastrutture, oltre che necessario, deve essere rapido, efficace, sostenibile economicamente. Per fare questo ci vuole metodo. Trovo una delle principali preoccupazioni dell'attuale dibattito è il ritornare a discutere con un atteggiamento irragionevole, irrazionale delle singole opere. Occorre discutere della strategia di un paese. Le opere sono strumento di un disegno di mobilità, di un grande investimento con prospettive nel futuro. Su questo cercherò di soffermarmi rapidamente. Ho evidenziato in rosso in un'agenda, naturalmente non userò tutto il materiale che rimane a vostra disposizione, ma ho segnalato in rosso i due punti chiave del mio intervento. Credo che l'innovazione che c'è stata negli ultimi anni, che va difesa al di là della legittimità di modifiche di merito, e di aver portato la domanda perché al centro della discussione sulle infrastrutture rispetto alla domanda come. La domanda perché è la domanda dei bambini, un po' ingenua, da grandi ci vergogniamo a porcela, ma è un errore, perché è la domanda chiave dentro la quale si possono trovare, come evidenzierò molto sinteticamente, spero, il significato delle grandi opere. Non cadiamo nella trappola nel discutere opera per opera a caso, non cadiamo nella trappola di un'analisi costi-benefici postuma, caso per caso. Faccio un esempio semplicissimo, il terzo valico non è un'opera che va discussa da sola, sta nella strategia dello sviluppo del corridoio, sta nel collegamento col porto di Genova, con la diga foranea, con gli interporti dell'Italia del nord-est. Sta con le prospettive europee, sta con l'obiettivo di sdoganare la merce in Italia per incassarne l'IVA. Questo è il senso dell'opera. Solo in questo disegno si possono fare ragionamenti di sostenibilità, non nel discutere pezzettini di una strategia. Per fare questo dobbiamo dirci che siamo partiti storicamente male, perché il Paese ha fatto con la legge obiettivo la scelta dell'elenco delle opere. L'ultimo allegato al DEF, chiamato allegato infrastrutture della legge obiettivo, è un dato che si commenta da solo. Aveva nell'elenco 890 opere strategiche per il Paese, che è un evidente ossimoro. Non ci possono essere 890 opere importanti, sì, ci mancherebbe, ma 890 opere strategiche, tutte uguali tra di loro, è una irrazionalità tecnicamente non accettabile. Ma la cosa importante, ed è collegata a una delle parole chiave che pronuncerò dopo, è che la maggior parte di queste opere era priva di un adeguato livello di progettazione. La legge obiettivo si è fondata sulla delega progettuale al realizzatore, sulla base di un progetto molto easy che era il progetto preliminare. È da lì che sono nati i problemi sui costi non previsti, è da lì che sono nati gli allungamenti dei tempi, perché il livello di progettazione era inadeguato alla complessità delle opere. E dall'esperienza del passato bisogna trarre qualche insegnamento. E inoltre quello che mancava era l'idea di una pianificazione di lungo periodo, di una pianificazione strategica. È stato detto oggi, bene, non possiamo discutere delle opere di qui a pochi anni, dobbiamo discutere della strategia del Paese nei prossimi decenni. Qual è l'idea di mobilità? E su questo è legittimo che ci possono essere idee diverse, ci mancherebbe altro, che il Paese ha. Ma è questo tema che deve tornare al centro dell'attenzione. Qualcosa è stato fatto, lo ricorderò, ma solo per dire che da lì bisogna partire. Nel nuovo approccio si è ritenuto con grande, diciamo, ragionevolezza che non si potesse ridiscutere e riazzerare la storia. Perché è stato ricordato anche questo e è stato detto per il TAP, sulle opere in corso c'è il rischio di gravissimi contenziosi con le stazioni appaltanti che hanno sottoscritto obblighi giuridicamente vincolanti. Nell'analisi costi-benefici, spero che i colleghi che sono stati coinvolti dal Ministro ne tengano adeguatamente conto, tra i costi certi ci sono quelli del non fare, oltre il ripristino di territori che sono stati ovviamente
ampiamente toccati dalle opere. Ma un'altra parola chiave su cui voglio attirare l'attenzione per il lavoro futuro del sindacato. Oggi io leggo questo lavoro come un punto di partenza serio di riflessione sulle grandi opere. La variabile tempo è una variabile straordinariamente importante. Nel nostro Paese non siamo abituati a valorizzare il tempo come merita. Una risorsa scarsa, non riproducibile. Ebbene, l'altro giorno sono stato a un convegno di Confetra, una delle più importanti confederazioni della trasporti e della logistica. Mi ha impressionato l'informazione brutale data dal collega di Sapienza che ha fatto la relazione, in cui si dice che le grandi opere che Confetra chiede, sono 14 opere dell'elenco, il Terzo Valico, la Gronda, così via, se tutto va bene per come sono oggi finanziate, potranno entrare in funzione dal 2025. Capite che è un'affermazione per chi deve operare come impresa oggi sul territorio, deve fare investimenti produttivi. È un traguardo lontanissimo. Però, per traguardare il futuro bisogna avere una strategia. Come si dice, non c'è, e qui a Genova è chiarissimo, non c'è nessun buon vento per chi non sa dove andare. È di questo che dobbiamo discutere, dove andare. E, molto sinteticamente, la strategia non può che fondarsi su tre passaggi fondamentali, strutturalmente ignorati nel passato, solo da poco affrontati, ma che come tali devono rimanere sull'agenda della discussione politica e istituzionale. Primo, il primo tassello è la pianificazione di lungo periodo. Farò qualche esempio per comprendere molto, spero semplicemente, il significato di una parola importante. Il secondo tassello è la pianificazione di opere coerenti con la strategia e la terza parola chiave è la progettazione, cioè la capacità di realizzare progetti completi da un punto di vista tecnico, ricchi dal punto di vista dell'analisi economica e della sostenibilità, che consentano di realizzare tempestivamente ed efficacemente il disegno strategico. Su tutto questo ci si è avviati, non ho il tempo per raccontarlo dettagliatamente, ma nelle slide avete la documentazione tecnica anche un po' puntuale di ciò che è stato fatto, ma perché è da lì che bisogna partire. Un punto fondamentale, è stato citato, ma anche qui dobbiamo ricordarlo con forza, c'è un problema infrastrutturale nel sud del Paese e su questo bisogna intervenire rapidamente, drasticamente. Per la prima volta è stata introdotta una norma che obbliga tutte le amministrazioni dello Stato a effettuare almeno il 34% degli investimenti ordinari nelle regioni del sud Italia, e dove questo 34% è banalmente la quota proporzionale dei residenti e abitanti nel sud Italia rispetto al resto del Paese. A fianco a questo obbligo di non aggravare il divario c'è la strategia del Fondo Sviluppo e Coesione, che importanti stanziamenti ha fatto negli ultimi anni a valere sulle regioni del sud. Ma come vedremo fra un attimo, un grande problema di tempestività di realizzazione è quello della progettazione. Vi faccio due o tre esempi di che cosa vuol dire avere una strategia, sapere dove andare e poi perseguirla con strumenti efficaci. Questo è, nella parte alla vostra sinistra, l'Italia di oggi, con i collegamenti ferroviari. In rosso l'unico tratto importante di alta velocità che ha cambiato la vita del Paese, la metropolitana d'Italia, come si dice. E il resto dell'Italia dov'è? Bene, nel documento di Connettere l'Italia, che costituisce ad oggi, finché non viene modificato, un atto di programmazione strategica del Paese, c'è la strategia. Allargare l'intervento dell'alta velocità a tutto il Paese, ma con modalità che ci fanno imparare dagli errori. L'alta velocità, per come l'abbiamo costruita, è stata molto costosa, ha molto impattato sul territorio, richiede enormi risorse e enorme quantità di tempo per la realizzazione. È possibile invece intervenire, come vedete, ognuno di voi a seconda della provenienza territoriale può vedere sul grafico quanto si ridurrebbe in termini di tempo di percorso, il trasferimento da ciascuna parte a ciascun'altra parte d'Italia attraverso interventi intelligenti, mirati, razionali, per la maggior parte fatti sul miglioramento della struttura esistente. Che è una strategia, vuol dire che si vuole collegare tutta l'Italia con l'alta velocità, ma essendo chiari per dire che sull'Adriatica, per esempio, da dove io vengo,
e dove ho viaggiato moltissimo, l'intervento di un'alta velocità a 350 km l'ora significa un impatto devastante sul territorio e tempi inaccettabili di realizzazione. I corridoi merci, il tema che dicevo prima, il terzo valico, la Torino-Lione, sono parte di una strategia dell'Italia. Vogliamo che l'Italia sia il porto del Mediterraneo? Una parte della strategia della Via della Seta? Ebbene, dobbiamo darci gli strumenti, innanzitutto ferroviari, perché non possiamo far trasportare le merci sulla strada, di dimensioni adeguate, il treno europeo, i più tecnici di voi sanno di cosa sto parlando e non mi soffermo, ma i collegamenti con i porti e le ferrovie. L'ampliamento della capacità, è stato ricordato, dei porti italiani in relazione alle dimensioni delle nuove navi e la logistica che deve essere migliorata poiché i porti delle nostre città sono collocati non nel deserto ma nel tessuto urbano delle città di cui fanno parte della storia. Questo significa inserire grandi opere dentro una strategia e l'ultimo cenno, la cura del ferro nelle città metropolitane. Qui siamo in una arretratezza straordinaria. Pensate che la sola Madrid ha più chilometri di rete metropolitana di tutta l'intera Italia. E non ho citato Londra o Parigi, dove il confronto è ovviamente straordinariamente sfavorevole, ma un paese con cui ci sentiamo, come dire, assolutamente comparabili per cultura, per storia e per livello del PIL. Allora, una grande quantità di investimenti va fatta nelle grandi aree urbane, perché l'accessibilità alle grandi aree urbane, dove c'è il futuro del paese, le persone continuano ad aggregarsi nelle grandi città, nonostante i nuovi mezzi di comunicazione digitali consentano di ridurre la presenza fisica. La progettazione. Abbiamo bisogno di tantissima buona progettazione. Posso dire, dal lato della mia esperienza istituzionale fatta negli ultimi anni, che abbiamo paradossalmente, e sembra un paradosso, più risorse che progetti. Una buona parte dei progetti del Fondo di Sviluppo e Coesione non riesce a tradursi in importanti realizzazioni per il Paese, perché siamo indietro con la progettazione. E qui c'è stato un piccolo segnale importante dal punto di vista normativo nel codice degli appalti, che io considero straordinariamente importante e su cui bisogna lavorare, e cioè quello di separare il finanziamento della progettazione dal finanziamento dell'opera. Fino a oggi noi avevamo l'idea, la Corte dei Conti sosteneva che non si poteva finanziare un progetto se non c'era già il finanziamento dell'opera, che è un cane che si morde la coda. Se non ho un buon progetto non so quanto serve l'opera e non so se serve l'opera. Di qui l'idea di istituire nel bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo destinato soltanto al finanziamento della progettazione. Questo fondo è stato istituito, è stato finanziato, con un decreto dell'8 marzo di quest'anno le risorse sono state ripartite, ma poi, come ci dirà anche il collega Carminucci, in un senso più generale, a che punto siamo? La mancanza di investimenti sulla progettazione è un grandissimo limite alle strategie future del Paese sulle opere, sia a livello nazionale, sia a livello delle comunità locali, delle città metropolitane, delle province e dei comuni. Esistono infatti due fondi progettazione, il Fondo Progettazione Opere Strategiche e il Fondo Progettazione Enti Locali, finalizzati appunto a distribuire risorse ai soggetti sul territorio in una logica di sussidiarietà per la realizzazione di un parco progetti che possa poi essere adeguatamente finanziato. Due cenni finali, due parole chiave, dibattito pubblico. Non possiamo ignorare che la sindrome NIMBY esiste, dobbiamo governarla, così fanno i paesi intelligenti. È chiaro che tutti coloro a cui viene fatto un buco sotto casa reagiscono, ciascuno di noi lo potrebbe fare, talvolta più ragionevolmente, talvolta più strumentalmente, con preoccupazione. Ma la storia, l'esperienza degli altri paesi ci dice che questo processo va governato, non con le urla, non con gli spintoni, non con i carabinieri, ma con il coinvolgimento del territorio, delle loro rappresentanze istituzionali, per poter far sì che i progetti, prima di decollare, ricevano, quando hanno un adeguato livello di finanziamento, una condivisione ampia sul territorio, la più ampia possibile. Dopo fatto il dibattito pubblico, è chiaro che l'opera poi deve partire. Abbiamo anche qui uno strumento innovativo che deve essere applicato, è il decreto del Presidente del Consiglio 76 di quest'anno, che disciplina regole e procedure del dibattito pubblico per affrontare un problema reale, ma con strumenti tecnicamente appropriati e, mi permetto di dire, non dovrebbe dirlo un tecnico, più democratici di chi urla di più, di chi strepita di più, di chi spinge di più.
L'ultima parola chiave è la valutazione. Il Paese si è dotato delle linee guida per la valutazione degli investimenti pubblici, dentro il quale c'è l'ABC. Ma a un collega non si può che dire che l'ABC non può essere usata come una sorta di jukebox in cui, illudendo i cittadini meno informati o meno attrezzati, che ci sia un elemento di oggettività in cui faccio la domanda e mi danno la risposta. Lo capisce chiunque se ci pensa un attimo, che i costi di un progetto sono dei costi relativamente certi e che i benefici sono diffusi nel tempo, nello spazio, che vanno misurati. E qui ci sono elementi di grande discrezionalità in relazione al fatto che l'opera venga collocata in un disegno strategico o in una ottica di piccolo cabotaggio che è l'opera da sola. È chiaro che il terzo valico, senza gli investimenti sul porto di Genova, senza la diga foranea, non ha lo stesso impatto dal punto di vista economico. Dobbiamo essere chiari tra di noi, franchi nel dirlo. L'ABC c'ha un altro vincolo tecnico, per come è usata nella letteratura internazionale, che premia le comunità ricche rispetto a quelle più povere, perché misura la riduzione del tempo di percorrenza va monetizzata e si monetizza con i livelli medi di stipendio delle diverse parti del Paese. Quindi uno stesso tratto di ferrovia è più conveniente del Nord e meno conveniente del Sud. Ma quale ragionevolezza ha in una prospettiva di sviluppo un approccio di questo genere? Nessuna. Bisogna invece usare sui nuovi progetti futuri, non quelli postumi, lo strumento della BC in un insieme di strumentazione di livello tecnico adeguato perché gli interventi siano sostenibili dal punto di vista economico e facilmente realizzabili in tempi rapidi. Ultimo concetto, e farò due esempi che spero lo rendano comprensibile, normato dal codice degli appalti è la project review. Sui singoli progetti che abbiamo ereditato al passato si può, ove non ci siano obbligazioni giuridicamente vincolanti e cantieri in corso, si può fare dei ragionamenti di revisione progettuale che tengano conto della necessità di completare l'opera, ma in modo ragionevole e anche, ove possibile, in riduzione di costi, perché ovviamente le risorse pubbliche non sono illimitate. Questo concetto è un concetto straordinariamente importante, è già stato applicato e vi do qualche numero che ne dimostrano i risultati. Questo è il lavoro che è stato fatto dalla struttura tecnica di missione negli ultimi anni, che ho avuto l'onore nell'ultimo anno di coordinare, e che sono frutto però di un lavoro ampio, di interlocuzione con le stazioni appaltanti, con i territori, con RFI, con ANAS, perché le ABC non si fanno da soli chiusi in una stanza. Si dialoga con gli attori, con chi ha la responsabilità del progetto, con chi ha molte conoscenze tecniche. Ovviamente le pubbliche amministrazioni per avere questo dialogo devono avere competenze adeguate per poterlo fare. Questi sono i risultati di risparmio sulle project review concluse. Sto parlando di 15 miliardi di euro, cioè il 36% del costo originario e complessivo di queste opere. Farò due slide finali di dettaglio che possono evidenziare il tema. Autostrada del Mediterraneo. C'è stato un risparmio di quasi 2 miliardi di euro rinunciando o modificando, non entro in dettagli tecnici, a tre interventi di sistemazione di varianti nei tratti evidenziati nella carta con il colore blu. Si tratta di una operazione, io giudico, importante, strategica per poter coniugare la necessità di realizzare l'opera con la razionalità economica, la razionalità trasportistica, la scarsità delle risorse e i tempi di realizzazione. L'ultimo, la Torino-Lione, ma è più complicato, c'ho il caso molto semplice della direttrice ferroviaria dell'alta velocità Verona-Padova. È molto facilmente intuibile, spiegabile anche a non tecnici. Il progetto originario prevedeva di scavare una nuova stazione ferroviaria sotterranea nella città di Vicenza. Una grande opera complessissima, come potete immaginare, che avrebbe allungato la durata dei lavori e sarebbe costata 1 miliardo di euro in più. Il lavoro con RFI, il lavoro con il territorio, il lavoro con la comunità locale ha portato a una soluzione che ha fatto risparmiare 1 milione con una gestione e ammodernamento della stazione ferroviaria esistente senza dover procedere alla realizzazione di una nuova, imponente, nuova stazione ferroviaria sotterranea. Sono piccoli spunti, spero che siano stati utili per dire che abbiamo bisogno di vento con una strategia e con una cura del dettaglio nell'analisi dei progetti
che è l'unica che ci può dare veramente speranza, e io mi auguro che con il contributo di oggi, di questa iniziativa che trovo molto importante e molto utile, si possa cominciare a percorrere questa strada. Se riusciremo a percorrerla potremo dare un contributo utile a noi stessi e alle future generazioni. Grazie.